Gianroberto Casaleggio sbarca a Roma per fare il punto con i parlamentari 5 Stelle sulla legge elettorale. Dal guru del movimento arriva un triplo no alle proposte avanzate dal PD. Bruno Luverà. Le proposte di Renzi sono costituzionali, secondo lei? Non sono costituzionalista, però la nostra... Devo riuscire a arrivare a me. No, no, per favore. La nostra proposta sarà disponibile alla fine di febbraio e sarà ratificata dal movimento. Ragazzi, lo incontrerete Renzi? Sì, lo so che è il taxi. 5 ore di colloqui per Gianroberto Casaleggio. A Montecitorio, terreno amico, lealista per i cofondatori Grillo Casaleggio rispetto al problematico Senato. Agenda fitta, prioritaria la legge elettorale. Politicamente i 5 Stelle non intendono legittimare il ruolo guida di Renzi, ribadendo lo schema utilizzato contro la formazione del governo Bersani. E allora sul blog parte la raccolta di idee su una proposta alternativa, un modello proporzionale con preferenza, anche perché il sistema politico italiano non è più bipolare. Il ricorso al web diventa strategico per i 5 Stelle. Dal basso, ma anche dalla pattuglia dei senatori malpancisti, si fa sentire la spinta per una maggiore partecipazione. I referendum sul web comunque non dovranno interessare tutti i temi, fuori ad esempio il gioco delle alleanze e la richiesta di impeachment, che comunque slitta. L'importanza e la delicatezza del web lo ha dimostrato il referendum di 2 giorni fa sul reato di clandestinità, con gli iscritti che hanno ribaltato la linea Grillo Casaleggio. Il risultato compatta il movimento oppure produce una crepa tra il movimento Grillo Casaleggio? Un po' più di tranquillità viste le ultime accuse che abbiamo ricevuto da parte di tutti. Finalmente dà la possibilità agli attivisti di dire la propria su questo emendamento, almeno siamo tutti più tranquilli.